Caro segno del leone, tutta squadra la settimana scorsa, eccoti qui tra i primi segni. 19-25 settembre, molti mutamenti nel cielo e tra l'altro devo dire che sono a tuo favore. Perché? Perché il primo di tutti passa il sole dal segno della Vergine passa la bilancia, quindi ti diventa assolutamente amico, ti protegge quasi. Mercurio, che ti proteggeva dal segno della bilancia, passa invece in Vergine, ma alla fine per te non è così importante. Importante invece è la luna nuova anche quella in bilancia, quindi sei protetto dalla luna nuova e dal sole. Sei anche protetto chiaramente da Giove retrogrado in Ariete, quindi ti vedo ben sistemato, devo dirti. Assolutamente sì. Hai anche una buona protezione da Marte in Gemelli, quindi caro il mio segno del leone, ok, continui ad avere l'opposizione sfrenata e stecatara di questo Saturno che è retrogrado in acquario, ma per tutto il resto ti vedo ben messo questa settimana. Ricordiamo un attimo come sono i pianeti. Dunque, dal punto di vista dei segni di aria, prendono forza i segni di aria questa settimana, col passaggio del Sole in bilancio e della Luna nuova in bilancio il 25, per cui 23 e 25 questo passaggio in bilancio, il 24 la Luna però, scusatemi, Mercurio abbandona la bilancia e passa nella sua retrogradazione, torna in Vergine, quindi che poi è il suo segno. Ricordiamoci che Mercurio che è la Vergine, il suo pianeta è proprio Mercurio. Anche dei gemelli, devo dire Mercurio, eh? Comunque, quindi Sole e Luna nuova in bilancia, Marte in gemelli, Saturno retrogrado in acquario, fortissimi segni di aria, dobbiamo dirlo, anche se avranno l'abbandono il 24 di Mercurio, ma sarà il 24 quindi. Per quanto riguarda i segni di Terra, anche loro forti, perché perdono il Sole ma acquistano Mercurio. E hanno poi sempre Mercurio, tra l'altro, in collaborazione con la Venere in Vergine. Venere che ricordo lascerà la Vergine il 29, quindi passerà anche lei in bilancia. Vedete quante energie passano in bilancia. Quindi Venere e Mercurio in Vergine dal 24, prima Venere e Sole. Plutone retrogrado in Capricorno, Urano retrogrado in Toro, segni terra, abbiamo detto, molto forti. I segni di fuoco rimangono ancora con l'Ariete che ha Giove retrogrado e i segni di acqua con Nettuno retrogrado in Pesci, quindi ancora semi orfani. Però vedete che sono momentanei, perché voi sapete che le energie si spostano. Andiamo a vedere comunque per il leone come sarà questa settimana. Caro il mio leone, come sarà la tua settimana? Dal 19 al 25. L'asso di spade al contrario, la tua energia interna. L'energia esterna invece è il 2 di denari. Al fondo abbiamo il mondo al contrario. I tre numeri, perché avete chiesto i numeri ma ne do soltanto tre, sono il 64, il 21 e il 77, il leone. 64, 21 e 77. Allora, l'asso di spade al contrario mi parla di bisogno di aiuto. Dentro di voi sentite che qualcosa si sta chiudendo o che dovete smettere di comunicare in maniera anche a volte aggressiva e soprattutto in qualche modo c'è questo bisogno di mettere fine alle polemiche e di chiedere aiuto. Vediamo se è vero. La positività porta sempre buone cose. Sono confuso, voglio venire da te sfacciatamente, non curante dei rischi e dei pericoli. Beh, quello che mi arriva è proprio la confusione, volete mettere fine a un periodo negativo, state quasi chiedendo aiuto per mettere fine a questo periodo negativo. Volete andare verso una persona e qualcuno di voi vorrebbe chiedere
aiuti ad amici, conoscenti. Molti di voi chiederanno aiuto nel senso di, per esempio, ma secondo te cosa prova per me? Ok? Però perché? Perché ci sono degli ostacoli che non riuscite a bypassare, ci sono stati degli ostacoli, c'è una situazione che ancora non evolve, che non riesce, per cui vi trovate in qualche modo davvero oggi nella condizione, nella voglia soprattutto di chiedere ad altri, di affidarvi ad altri per la riuscita. Esternamente, stiamo attenti ai messaggi, stiamo attenti all'equilibrio che potrebbe essere precario, gli amanti, alle indecisioni, le stelle. Molto forti i gemelli e l'acquario, eh? Quindi, caro il mio leone, i gemelli e l'acquario lo fanno sì, ma anche qui c'erano molti segni di aria. Soprattutto acquario e gemelli, mamma mia, acquario, cosa è successo? Scusatemi. Scusate, scusate. Allora, macello, fattore tipico mio. Caro il mio leone, tanta indecisione, esternamente a te c'è qualcuno che è indeciso se chiudere o aprire la situazione, se smettere di mettersi in gioco. Oppure se continuare a mantenere il punto, quindi occhio, perché qui c'è effettivamente una situazione molto particolare. Ci sono ostacoli in una situazione a due. Per qualcuno potrebbero essere situazioni di lavoro, ok? Che potrebbero causare delle indecisioni. Ci potrebbero essere delle situazioni per cui qualcuno potrebbe chiedervi scusa. Ci sono dei sogni che ancora, dei desideri che ancora non vengono portati avanti. Insomma, ci sono abbastanza situazioni particolari, ma soprattutto questa voglia di mantenere l'equilibrio tra cose che in questo momento potrebbero essere ostacolate. Ok? C'è una riuscita ostacolata. Anche e soprattutto per situazioni esterne, e questa situazione esterna in qualche modo pone tutta una serie di indecisioni, di incertezze, di bisogno di fragilità, mi sta a bisogno di invece avere solidità. Insomma, sì, cioè, è come se ci fosse più bisogno di stabilità, di voglia di stabilità, di qualcosa di più concreto, ma si rimane sempre sul superficiale. Questa è la sensazione che mi arriva. Ed è una cosa che non vi piace. State tentando di mantenere il punto, voi la sensazione e anche le energie esterne, però in qualche modo è come se ci fosse un forte disequilibrio, forti indecisioni se mantenerlo o no a questo punto, eh? Quindi, caro il mio leone, è vero che sono carte positive, però sento come se c'è qualcosa dentro di te che sta lavorando in maniera, non dico negativa, ma a cercare di, perché tu vorresti molto di più da qualcuno, da qualcosa, e questo qualcosa, questo di più ancora non ti arriva. Un giorno tre autunni. Proverbio cinese usato per dire che un giorno pesa come fossero 3 anni quando manca qualcuno. Ti ho detto, ti manca qualcosa, manca a dirlo. Non è che mi manchi, è solo che se tu non ci sei, io ci sono un po' di meno. Qui ci sono proprio delle mancanze. State cercando, vi manca qualcuno o qualcosa, state cercando di superarla questa mancanza, state cercando di rimanere fermi, di mantenere il punto, però non è semplice. State passando un momento in questo senso, un po' più di difficoltà, di imbarazzo, diversità e la nascita. Sì, in qualche modo ci sono proprio difficoltà nate o da diversità, ma diversità di opinione, secondo me. Ci sono degli ostacoli che ognuno di voi vuole superare in modo diverso, quindi
Per qualcuno c'è stata, c'è proprio mancanza, separazione, allontanamento, per altri ci potrebbero essere dei figli nel mezzo che causano allontanamenti e separazioni e in qualche modo causano anche lotte, contrasti. Sì, assolutamente sì. Con il mio leone non è una settimana esattamente semplice, ti porti appresso una serie di sensazione di ostacolo che potrebbero essere dati da figli, da bambini o da situazioni che ancora devono svilupparsi e che non riesce ad abbandonare, non riesce a superare completamente. Tanta, tanta anche mancanza, mancanza di qualcuno, di qualcosa. Mi saprai dire comunque. Ok, noi questo era l'oroscopo per questa settimana. Ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.